Agagagagra. Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, come va? Spero tutto bene. Siamo qui oggi con la mia nuova veste del municipio livello 24, tra poco 25, anche se ci vorrà un bel po' di tempo perché le risorse richieste sono veramente tanto alte. E allora, oggi mi avete chiesto in ogni maniera, modo e situazione di farvi un video sui comandanti. Capobastone, ci hai fatto vedere tutto, facci un video sui comandanti. Capobastone, quale accoppio, chi metto insieme, qual è più potente, come lo faccio, chi metto primario, chi secondario. Oggi appunto vi voglio mostrare, diciamo, la scheda tecnica che uso io per la cavalleria e che è, diciamo, la scheda tecnica iniziale per chi ovviamente free to play, perché io amo le persone free to play, quelle che si guadagnano con il sudore della fronte ogni cosa, ogni situazione, ogni singolo punto, ogni singola risorsa, ogni singolo evento. E quindi oggi vi andrò a presentare Pelagio e Cao Cao, l'accoppiata vincente free to play, quella che, diciamo, è l'accoppiata iniziale, quella che vi servirà per iniziare a comandare duro sul campo di battaglia. Ma andiamo subito a vedere come si accoppiano, perché, le loro caratteristiche, e inizieremo a capire come fare ad accoppiare anche altre persone, anche altri eroi, perché non vuol dire solo Pelagio, Cao Cao e gli altri non fanno niente, non fanno un cazzo. Si possono accoppiare tutti quelli che volete. Certo, bisogna andare con una certa logica, perché quello il segreto, saper sfruttare tutte le singole skill di ognuno per farle combaciare con quello dell'altro, quindi primario e secondario, in modo tale da farli rendere al meglio. Questo è il segreto. Bene, andiamo a vedere subito come ci si gira in questo mondo delle accoppiate. Iniziamo da Pelagio. Pelagio ha un attacco iniziale. Ovviamente io parlo di roba maxata al massimo, quindi con 5-5-5-5 più ovviamente la specialità, ok, il potenziatore finale, la competenza, quella che in gergo si chiama competenza, che è l'ultima icona, che si sblocca dopo che tutte le altre icone precedenti vengono portate al 5. Ha un attacco del 300, fattore diretto, ha un attacco aggiuntivo del 300 e una rabbia ripristinata di 100. La rabbia serve per far riscattare l'abilità carica, che è la primaria sua. Quindi diciamo che fa 600 più o meno di danno più 100 di rabbia. La seconda icona è molto interessante perché ovviamente qui ho sbloccato la competenza ed è maggiorata. Aumenta l'attacco e la difesa del 15%, che è ottima, ok? È ottimissima. E la stessa icona, che ovviamente ha valori diversi, ce l'ha anche Cao Cao, che verrà messo come secondario. Andiamola a vedere. Come secondario, no, a Cavaliere Tigre, che questa volta invece della difesa lui aumenta la velocità di marcia della cavalleria. Però ricordatevi della cavalleria, le unità di cavalleria condotte da questo comandante ottengono un incremento di velocità di marcia del 4,5, sarebbe del 10 maxato, ma Cao Cao non l'ho maxato. Quindi cosa vuol dire? Che se voi avete, non so, 300.000 cavalieri di cavalleria, ma portate un soldato di fanteria, la velocità non succede più. La velocità non ci sarà più, perché questo deve, ovviamente questo, diciamo, esercito che voi avete contiene anche fanteria o arceria, e questo bonus della cavalleria non viene sfruttato. E poi ha un attacco del 30% della cavalleria. E queste cose, insomma, sommate tutte insieme fanno. Ma la cosa più importante di tutti e due, oltre che l'attacco, eccetera, eccetera, è che tutte e due curano. Mentre Pelagio cura 450 ogni 2 secondi, però sempre con un fattore del 10% di possibilità, non è che ogni 2 secondi vi vedete 450 soldati curati, ma ogni 2 secondi c'è la possibilità del 10% che scatti questa abilità passiva. Cao Cao fa molto di meglio. Perché? Perché Cao Cao ha un fattore di guarigione del 1000, quindi ti cura 1000, ovviamente sempre parlando di comandanti maxati al massimo, quindi ti cura 1000 ogni 5 secondi, sempre con la possibilità del 10%, quindi ogni 5 secondi c'è il 10% che Cao Cao ti curi 1000. Ora fate un conto, 1000 più 4,50
di Pelagio fa 1450 di soldati curati ogni 5, 6, 7 secondi. Se contate 2 secondi di Pelagio più 5 di Cao Cao, ogni tot probabilmente scattano, o comunque almeno una volta ogni 2 secondi scatta o uno o l'altro. Ora, a questo punto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare che queste cose si sommano tra di loro. Non sempre tutte queste abilità si sommano tra il primario e il secondario, bisogna fare delle prove, vedere, eccetera, eccetera. Però in questo caso si combinano tutti bene, quindi va benissimo. Poi c'è la primaria di Cao Cao che è ottima. Mentre avete visto Pelagio che ti fa un danno di 3 più 3, quindi fa 600, beh, Cao Cao ti fa veramente tanto, ti fa 1400, ok, di danno diretto. E poi c'è scritto che infligge danni diretti al bersaglio di 1400, ovviamente maxato, e ne riduce l'attacco del 30% e la velocità di marcia del 7 per 3 secondi, che sono tanti 3 secondi, eh. Ridurre l'attacco del nemico per 30 del 30% adesso, ma poi arriverà a 40 quando sarà maxato, è tantissimo, perché vuol dire che il nemico combatterà e avrà un danno ridotto del 40%, quasi della metà. E poi ti dà la velocità di marcia ridotta, perché nel caso il nemico voglia scappare sarà ovviamente rallentato, quindi potrete comunque dargli le bastonate mentre sta tentando di scappare. Cao Cao ovviamente portato al massimo è una bestia, però diciamo che non è un comandante primario. Questo adesso va bene, lo potete mettere anche primario al momento in cui sto facendo questo video. Noi siamo ancora all'inizio, quindi diciamo che potrebbe anche essere messo come primario. Io ho fatto i danni con Cao Cao primario, però siamo all'inizio del regno, no? Da me sono passati 4 mesi circa e fra un po' dovrebbe uscire anche Genghis Khan. Siamo proprio all'inizio. Però dopo, quando usciranno appunto i vari Genghis Khan, eccetera, eccetera, diciamo che Cao Cao come secondario se la cava benissimo. Mentre la competenza di Cao Cao, se sbloccata, vi darà un aumento del 25% di attacco. Quindi immaginate quanto danno potrebbe fare. Però perde 10% di difesa. Però noi siamo una truppa di attacco, non serve la difesa. Se volete la difesa vi fate la fanteria, che la fanteria è più adatta a beccarsi i colpi. Sarebbe il massimo avere la fanteria da far attaccare per prima, che si prende i colpi, e poi come secondari mandate Pelagio e Cao Cao. Ovviamente questi sono comandanti da free to play, chiaramente, ok? Perché entrambi li trovate nella taverna, nelle casse con le chiavi d'oro, li potete trovare anche abbastanza facilmente. Pelagio io l'ho skillato subito, e mentre Cao Cao ci sono state un po' di difficoltà perché non sempre esce. E in questo momento vi posso consigliare, per far uscire Cao Cao, di mettere via le chiavi d'oro. Non le spendete subito, quando ne avete 50, 60, 70 le aprite tutte insieme. Infatti in questo modo il gioco potrebbe, diciamo, aiutarvi a scoprire un po' più di teste di Cao Cao. Ecco, questi due sono accoppiati, sono perfetti come free to play. E per concludere andiamo a vedere la sezione talenti. Allora, la sezione talenti, anche in questo caso io vi consiglio di svilupparvi verso il PvP, cioè player contro player. Non sviluppatevi sulle cose che non sono necessarie. Ad esempio Pelagio non ha bisogno di avere guarnigione, ci sono soldati addetti a questo, ci sono soldati molto più forti che possono proteggere la città, tipo Sunzi. Magari più avanti lo andremo ad analizzare un po', come ho fatto con Pelagio e Cao Cao. Quindi cosa dovete fare? Sviluppatevi su cavalleria, la fate tutta, tranne questa icona qua, che è un'icona inutile, eccellenza equestre. Sentite che cagata, sentite. Gli attacchi delle truppe hanno il 10% di probabilità di aumentare la velocità di marcia del 5% per i prossimi 2 secondi. Ora, capite benissimo, a meno che non siate dei completi imbecilli, che quando combattete voi siete fermi. Ecco, in questo caso ti dà il 10% di aumentare la marcia per i prossimi 2 secondi, cioè ad esempio quando il nemico scappa dal campo di battaglia. Ma non ha senso, perché a parte che 2 secondi non fai in tempo neanche a muoverti con il lag che c'è delle volte, ma poi non ha senso sprecare tutto questo tempo. Ovviamente sì, portato al 3 aumenta il tempo, ma non ha senso, perché tanto se il nemico scappa non c'è motivo di andargli dietro. Cioè avete già Cao Cao che è veloce, no? Quindi non c'è motivo.
Oppure ci sono altre abilità che adesso ve le faccio vedere. Ad esempio, Cao Cao, ci sono quelli che mi fanno venire i brividi, no? Mentre, continuando con Pelagio, voi sviluppate, dopo Cavalleria, anche l'abilità che aumenta praticamente l'attacco, la difesa, l'accumulo di rabbia. Questo qui, ad esempio, riduce l'attacco dell'abilità del nemico del 2%. Man mano, andando avanti, migliora, arriva a 4%, poi a 6%. Sono ottime percentuali. Questo qui, ad esempio, aumenta il danno dell'abilità attiva. Questo è importantissimo, maestria tattica da fare. Assolutamente. Poi c'è la pergamena che dà il danno dell'abilità attiva del comandante secondario è aumentato del 6% dopo che il comandante principale usa un'abilità, quindi questo influisce su Cao Cao, no? Che sarà messo come secondario. Insomma, guardate voi punto per punto e mettete i punti dove volete, chiaramente, e fatevi furbi, no? Ad esempio, come vi ho fatto vedere, questo è inutile, quindi non lo mettete, non metteteli a caso, esaminate bene tutto e cercate di capire quale è meglio e quale no. Adesso andiamo a vedere invece Cao Cao, che ci sono dei talenti che fanno rabbrividire, nel senso fanno schifo. Allora, come cavalleria voi la sviluppate tutta, come vi ho fatto vedere su Pelagio, sempre tranne questa icona inutile, eccellenza equestre c'era pure lui. E poi sotto ci sono delle cose che mi fanno rabbrividire, no? Dovete stare molto attenti quando andate su mobilità, perché qui vinculano i punti letteralmente. Allora, andiamo a vedere il primo. Vortice. Concede il 10% di possibilità di diminuire la velocità di marcia del nemico del 5% per i prossimi 3 secondi ogni volta che viene utilizzata un'abilità attiva. Non serve a niente se stai combattendo, sei fermo, quindi è inutile, non buttateci punti. Un'altra icona inutile è questa qui. Alacrità. Le truppe condotte da questo comandante hanno il 10% di resistere agli attacchi che hanno un effetto rallentatore. L'effetto rallentatore sarebbe tipo i vortici che lancia Baibars, ma non ha senso perché Cao Cao è sempre più veloce e Baibars se lo mangia. Quindi se lo mangia Cao Cao a Baibars in velocità, quindi non ha senso. Se gli tocchi ovviamente la riduzione, diciamo, non serve a nulla. Riuscirà sempre a scappare Cao Cao da un Baibars, anche se non ha senso che un Cao Cao scappi da Baibars. Quindi questa icona è inutile. Oppure ad esempio anche questa, no? Quando gli eserciti condotti da questo comandante sconfiggono un esercito di un altro governatore, la velocità di marcia aumenta del 5% per i prossimi 10 secondi. Ma se l'hai già sconfitto, il tempo passa velocemente, non hai bisogno di fuggire. E poi ripeto, Cao Cao è velocissimo, non ha bisogno di queste cose, non ce ne ha bisogno. Quindi state attenti dove mettete i punti. Quando arrivate invece a non poterli mettere perché dovete sprecarli in queste icone qua, voi andate su, ad esempio, mantenimento della pace e buttate i restanti. Ad esempio, io ho messo che velocità di marcia ovviamente aumentata del 3%, quindi è ottima perché Cao Cao si basa sulla velocità. E poi ho messo anche questa, che è la difesa di tutte le truppe, tutte, non solo cavalleria. E aumenta la difesa di tutte le truppe condotte da questo comandante dell'1,5%, che è tanto, perché comunque voi aumentate sempre abilità su abilità. Insomma, poi alla fine contano. Ecco, voi sviluppatevi secondo una logica, no? Evitando le icone schifose tipo questa. Cercate di fare così e sviluppatevi nel PvP, perché questi due comandanti sono ottimi nel PvP free to play, soprattutto nei primi 4-5 mesi, dove combatterete tanto e dove avere questa coppia vi permetterà di aggiudicarvi molte battaglie e di non essere scopati a pecora. Bene, ora vi saluto e vi ricordo che tutte le sere dalle ore 21:30 circa sono in diretta live su Twitch, sito superiore Capobastone Official. Ovviamente vedete anche il link in prima impressione qui che spunta, Capobastone Official. Noi ci ribecchiamo al prossimo video e viva la fica. Saluti. Tanti like per Capobastone. Agagagaga.